Salve a tutti e bentornati sul canale. E oggi parliamo di una nuova pinna, una pinna che è uscita da qualche tempo ma non da moltissimo. E qui abbiamo la confezione che andiamo subito ad aprire e scoprire questa Montegrappa. Questa è una pinna Montegrappa. Montegrappa è uno dei marchi storici italiani che contende ad Aurora e qualche altro grande marchio italiano la palma della penna più antica. Pare che la prima penna Montegrappa l'abbia prodotta agli inizi del 1920. Qui abbiamo una scatola in cartone che nasconde un cofanetto, quindi abbiamo qui una tripla scatola. Ecco qui il cofanetto in questo materiale con il logo Montegrappa in evidenza e ben rifinito, e qui scopriamo la Montegrappa mia. Questa è la nuova Montegrappa. Vediamo anche nel cofanetto cosa abbiamo. Abbiamo le cartucce serigrafate Montegrappa e il solito libretto di istruzione a cui possiamo dare una scorsa veloce, con le solite istruzioni che troviamo nelle penne, qualche descrizione sulla società, il modo di caricamento, qualche foto storica. Vediamo un po' le lingue disponibili e nient'altro, direi non c'è nulla di particolare, e giù in fondo lo spazio per le garanzie. Va bene, questa è la penna che adesso andremo a esaminare un po' più nel dettaglio. Questa è la Montegrappa mia a converter in resina con pennino in acciaio. Esiste anche una versione presentata recentemente di una Montegrappa con pennino in oro, con conduttore in ebanite e con caricamento a pistone in serie limitata, molto più costosa di questa che ho in mano io, che pure non è una penna particolarmente economica perché dovrebbe attestarsi intorno ai 300 euro o giù di lì. Quindi è sicuramente una penna importante, non è una penna da poco conto, e peraltro è una penna a cartuccia converter. E qui ho il pennino extra fine, questo è il pennino extra fine della penna. Le finiture, questa è una finitura che Montegrappa chiama Adriatic Sea, quindi il mare Adriatico, è una bellissima finitura. Qui ricorda un po' il pistone, ma in realtà non si svita nulla. E la veretta qui del cappuccio è serigrafata Montegrappa. La clip è abbastanza elastica ed è calzabile. Ha una forma che in qualche modo sfina un po' la penna, cioè la penna va a sfinare all'indietro, quindi ha una sezione più grande, più grande verso il centro, è fina, ha una forma un po' strana, come potete vedere, e svitandola nasconde il converter anch'esso a vite. Quindi ha un converter a vite, e se non erro il pennino in queste nuove Montegrappa è a vite anch'esso. Quindi una bellissima cosa per Montegrappa,
che ha fatto sostanzialmente una penna completamente sezionabile, come potete vedere, e quindi con i pennini intercambiabili. Questo modo di fare i pennini a vita è, a mio parere, molto molto apprezzabile, perché permette molto facilmente di poter cambiare pennino se lo si desidera o semplicemente se si ha voglia di avere più pennini per una stessa penna. E anche il converter a vite è una gran cosa, a mio parere, perché la doppia vitatura con il pennino, con la parte del conduttore, permette praticamente di creare un blocco unico fra pennino e converter. E poi anche la sezione è fatta molto bene perché ha l'invito metallico, e anche questo è un invito metallico, anche quello sulla sezione, e quindi permette al corpo di stringere molto bene, mentre il cappuccio, con un controcappuccio questa volta in plastica, invita sulla sezione metallica del corpo. La penna sembra una gran bella penna, un peso interessante. Ovviamente ho tenuto in mano anche la penna, quella a pistone della serie limitata, e vi posso assicurare che è molto più pesante di questa, che pure ha un bel peso. Non l'andiamo a misurare perché alla fine la misurazione in termini di grammi magari non interessa a nessuno, però è decisamente un peso importante. Si notano le finiture metalliche sulla penna, che hanno il loro peso. Anche il pennino è completamente lavorato in una maniera molto molto bella, a mio parere, con la scritta su Montegrappa, e questo è un extra fine che adesso andremo a inchiostrare e a provare. Ecco, lo andremo a provare con il Kainite du Nepal, che è l'edizione del 1798 della J. Harbin. È un inchiostro in serie limitata, ai pigmenti, quindi non terrò la penna inchiostrata per molto tempo, perché in qualche modo diciamo che non è proprio un inchiostro safe per le penne, quindi attenzione quando si usano questi inchiostri ai pigmenti. Qui abbiamo le istruzioni di questo bell'inchiostro con questo calamaio, con la cera lacca nel tappo, 1798, la serie limitata di questo inchiostro della J. Harbin. Prendiamo la nostra penna e la andiamo ad inchiostrare pulita pennino, e mi sono sporcato praticamente le mani, ma non fa niente. Sono completamente sporcato le mani, ed è, quando inchiostro le penne, una cosa che non mi piace assolutamente fare, ma tant'è. Questo Keynote della J. Harbin. Quindi andiamo a vedere come si comporta sulla carta comune. Questo, ricordiamo che è il pennino extra fine, e
Stiamo scrivendo con una Montegrappa. Mia, e questo è il pennino extrafine, mentre l'inchiostro è il Geyerbin Chianite Nepal. Ovviamente il pennino è un pennino non flessibile. Pennino rigido, scrive molto bene. La tinta dell'inchiostro a me piace molto e il tratto è un bel tratto, non particolarmente fino, non particolarmente strafine, secondo me è il giusto compromesso e sulla carta comune si nota una notevole scorrevolezza. Quindi è veramente un'ottima sensazione di scrittura. Vi lascio apprezzare un po' meglio la scrittura e andiamo a trarre qualche conclusione. Intanto sull'inchiostro, che secondo me merita particolarmente perché è veramente una bella tonalità, ovviamente vedete il residuo di materiale sotto l'inchiostro, quindi attenzione quando usate questo inchiostro, pulite sempre le penne e con molta attenzione e abbastanza spesso. E poi considerazione sulla penna. A me la penna piace tanto perché ha una giusta dimensione e ha, diciamo, un giusto peso, non è una penna molto leggera, non amo le penne leggere, quindi questa mi piace molto. E ha la sensazione di avere una penna, anche se non è molto lunga, senza il cappuccio, però è calzabile, quindi si potrebbe usare anche con il cappuccio calzato, di avere una penna di dimensione grande in mano, ma la sezione, essendo sfinata, permette un'impugnatura molto buona della penna, e questa è una cosa che secondo me è un plus. Anche il cappuccio è un cappuccio grande, quindi è una bella penna, può essere usata tutti i giorni perché diciamo una penna da utilizzo, scrive molto bene peraltro con questo conduttore che voglio far vedere bene, quindi direi che la penna è ampiamente promossa sotto tutti i punti di vista. Il neo maggiore di questa penna, secondo me, è il prezzo, perché il prezzo per una penna a converter e una penna in acciaio è un prezzo importante, quindi forse il vero neo di questa penna è proprio il prezzo, però ovviamente quello ognuno è in grado di
decidere per proprio conto, e quindi direi che la penna in sé è una penna che merita sicuramente. Poi queste finiture sono veramente molto belle. Oltre a queste finiture, credo che esistano delle altre finiture, fra cui forse un verde acquamarino o qualcosa del genere, e ognuna denominata in modo diverso. Questa è l'Adriatic Sea. Va bene, direi che con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, un like, e iscrivetevi al canale, e ci vediamo alla prossima. Thank you.